William Jidai, non un avellino bellissimo, comunque brillantissimo nel primo tempo, però ben messo comunque in campo, che non ha subito tantissimo. Poi insomma l'episodio che, come a Crotone a fine primo tempo, ti fa svoltare in negativo. Diciamo che il calcio sicuramente è fatto di episodi, purtroppo stasera negativi per noi, però come ho detto abbiamo sicuramente nel primo tempo potevamo essere secondo me un pelino più coraggiosi, un pochino più grintosi come ho detto, però c'è stata questa ottima reazione caratteriale in casa, diciamo anche di secondo me un ottimo Pescara, una grandissima qualità, se sono là in alto c'è un motivo sicuramente, però che dire, dobbiamo sicuramente migliorare questo rullino di marcia fuori casa, assolutamente. William, si riparte proprio da questa reazione del secondo tempo, 15 minuti eccezionali dopo il gol del 2-1, si poteva pareggiare con un rigore non dato, insomma l'arbitro forse ha influito un po'. Guarda, penso che non bisogna assolutamente, ci poteva stare, non lo so, non l'ho visto, però dobbiamo essere bravi a non attaccarci a questi episodi e migliorare, limare quelle cose che si possono migliorare, assolutamente. Quindi dobbiamo ripartire comunque sereni, come hai detto te, da questa mentalità, di questa reazione, e ci riproveremo, ci rimetteremo in carreggiata a testa alta. Serve riacquisire continuità, sembra che oggi insomma la differenza l'ha fatta comunque un po' la qualità del Pescara, soprattutto a centrocampo, dal centrocampo in su, insomma. Sì, sicuramente a centrocampo là davanti sono un'ottima squadra, la squadra che gioca tantissimo palla a terra, quasi come ti dico, come il Cagliari, la qualità che abbiamo trovato. E che dire, non voglio dare merito agli altri e dobbiamo vedere cosa possiamo migliorare noi assolutamente. Ascolta, com'è il morale del gruppo? Non tanto alla luce magari di una sconfitta, ma anche tanti di questi infortuni che accadono, che turbano un po', se vogliamo, la quiete dell'allenatore, comunque la continuità nelle scelte. Ma guardi, il concetto è che siamo, anzi, cioè il nostro è un concetto di gruppo che indipendentemente dalle essenze importantissime, soprattutto per quanto riguarda le numerose scelte del mister, come abbiamo detto, dal primo all'ultimo siamo fondamentali, quindi quando manca uno c'è benissimo un altro. Le rose sono fatte così, dei 25 giocatori apposta, quindi non bisogna nascondersi dietro queste cose, ci mancherebbe altro. Come hai detto te, il maggior numero di giocatori è normale che può aiutare il mister a fare numerose scelte, come abbiamo detto, però penso che il carattere che stiamo tirando fuori, almeno dal punto di vista della reazione, proprio come hai detto te, vogliamo dire anche dell'assenza, aggiungiamo questa cosa, penso che almeno in campo si sta vedendo, non è che siamo una squadra che in casa ha una media di 3 gol a partita, come si suol dire. Fuori purtroppo invece non riusciamo a portare a casa. Dobbiamo migliorare questa cosa, siamo al giro di boa, come abbiamo detto, fortunatamente non siamo alla fine, quindi abbiamo ancora tanta strada da fare. Tu invece stai bene, hai recuperato alla grande, essendo arrivato in ritardo in estate, no? Sì, sicuramente, io lavoro ogni giorno per poter aiutare al massimo i miei compagni e mettermi a disposizione del gruppo, come ho detto.